Fratelli e sorelle, è l'ultimo giorno quest'anno in cui il sabato ci raduniamo qui per chiedere al Signore purificazione, guarigione, liberazione, in un clima di sincera conversione. Riprenderemo le nostre riunioni a Dio piacendo a settembre. La parola del Signore questa mattina è questa: non tornate in Egitto. Già ce lo ripeteva qualche settimana fa, ma questa mattina il Signore insiste: dirai a questo popolo questo messaggio: non ritornate in Egitto, né ritornate in Assiria, perché il bene che voi credete di trovare in Egitto non lo troverete, troverete la spada che vi uccide nel cuore, e la libertà che cercate in Assiria non la troverete, troverete una nuova schiavitù. Piuttosto liberatevi di tutti gli idoli dell'Egitto e della Siria e servite il vostro Dio, perché soltanto in Lui c'è la salvezza. Questa è la prima parola del Signore, con una conferma venuta proprio mentre baciavo l'altare. Dice il Signore in Isaia 30: popolo di Sion, non temere, anche se il tuo Dio ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione nel luogo dove egli ti conduce, tuttavia il Signore cammina davanti a te, i tuoi occhi lo vedranno e le tue orecchie lo udranno la sua parola. Il suo volto è il volto del tuo Dio, e la sua parola è questa, la parola del Maestro. Questa è la strada, percorretola, casomai andiate a destra o a sinistra.
considererai così immonde le tue immagini ricoperte di argento, i tuoi idoli rivestiti di oro getterai via come un oggetto immondo, dirai fuori, fuori tu dirai loro. E allora il Signore concederà la pioggia al tempo opportuno, farà maturare le messi per te, popolo mio, farà maturare i frutti della terra e tu vivrai in pace con il tuo Signore. E allora, fratelli e sorelle, ancora una volta noi ribadiamo la nostra fedeltà a Dio. Noi non vogliamo tornare in Egitto, dove sì ci sono le carni fumanti, i pesci del Nilo, i porri, gli aghi e i milloni, ma dove c'è la schiavitù. Non vogliamo tornare in Assiria, ossia nella Babilonia, che cade dietro di noi e che ci ha fatto schiavi, perché ancora i Caldei potranno ucciderci. Vogliamo restare nella terra nostra, dove il Signore ci ha collocati. Egli darà a tutti la messe abbondante, i frutti della terra, darà a tutti la sua benedizione, purché noi ci liberiamo dagli idoli, di tutti gli idoli che abbiamo importati dalla Siria o dall'Egitto e di quelli che eventualmente abbiamo trovato in Canaan, che abbiamo trovato nei nostri gruppi. Vogliamo vivere nella purezza della vita, nella purezza della mente e del cuore, nella libatezza dei costumi, perché siamo un popolo consacrato al Signore e dobbiamo maturare dentro di noi questo senso della consacrazione a Dio. Siamo diversi dagli altri, siamo un popolo di consacrati al Signore. E anche se c'è l'acqua della tribolazione, anche se c'è il pane dell'afflizione, perché il pane è duro e perché l'acqua bisogna attingere dalla roccia che è Cristo, tuttavia quest'acqua e questo pane non ci verrà mai meno. Ma idoli in mezzo a noi non debbono trovarsi più, soltanto il Signore sarà la nostra guida, sarà oggetto del nostro culto. Faremo la fine di questa celebrazione l'incendio degli idoli di oro e d'argento. Tutto quello che è stato qui depositato noi lo bruceremo davanti al Signore e vogliamo con questo gesto concludere questo nostro anno bruciando tutti gli idoli e non soltanto quelli che sono fuori ma gli idoli che sono dentro. Chiediamo al Signore la purificazione e un rinnovamento di vita spirituale, perché siamo un popolo, il popolo eletto, il popolo che il Signore si è scelto in mezzo a una generazione perversa. O Signore mio Dio, fa che l'acqua che sgorgerà dal tuo fianco diventi purificazione per questo popolo che vuole essere purificato dei propri peccati. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto per mezzo dell'acqua elemento di purificazione e sorgente di vita che l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnovi in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, e tutti canteremo alleluia, alleluia. Purificare, purificare.
le labbra. Purifica il mio cuore. Purifica la mia mente, oh Signore. Guardami. Ingorgata dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. Voi siete stirpe eletta, popolo santo di sacerdoti e re, proclamate le meraviglie del Signore. Egli ha vinto le tenebre del male e ci ha chiamati alla sua santa luce. Alleluia. Alleluia. Dio onnipotente, che ci hai purificato dei nostri peccati, per questa celebrazione penitenziale, disponici alla celebrazione eucaristica, per partecipare un giorno alla mensa del tuo regno. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Madre Santa, Vergine Maria, Madre nostra e Madre del nostro gruppo. Salve, o Madre Santa, tu hai dato la luce, il Re, che governi il cielo e la terra. Tu ci hai dato Cristo Signore, intercedi per noi, Santa Madre di Dio e Madre nostra. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dei mali che ora ti assistono,
e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore. Vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'un l'altro: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Io dissi: «Oimè, sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono. In mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità, il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? Chi andrà per noi?» Ed io risposi: «Eccomi, manda me». Parola di Dio. Santo è il Signore, Dio dell'universo. Il Signore regna, si ammanta di splendore. Il Signore si riveste, si cinge di forza. Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. Santo è il Signore, Dio dell'universo. Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei, Signore. Santo è il Signore, Dio dell'universo. Degni di fede sono i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Santo è il Signore, Dio Alleluia. Hey.
Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: un discepolo non è più del suo maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro, e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce; quello che ascoltate nell'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete molto di più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che nei cieli. Parola del Signore. Quale forza, fratelli e sorelle, ci viene da questa pagina del Vangelo? Quanta luce sul nostro cammino! Gesù dice: il discepolo non può essere diverso dal maestro, e se il maestro è stato trattato male dagli uomini di questo mondo, i discepoli, se sono veri discepoli, non potranno essere trattati diversamente. Per cui quando la tribolazione, l'afflizione, il rinnegamento verrà come a perseguitarvi o a visitarvi, siate giurivi, è il segno che siete miei. Come il mondo ha trattato me,
tratterà anche voi. Temete piuttosto quando non vedete questi segni di contraddizione. Temete quando gli uomini a causa mia non vi daranno delle noie, segno che siete venuti a compromesso. Siete di nuovo discesi in Egitto e siete saliti in Assiria. Vi siete addomesticati con il popolo di Assiria e con il popolo di Egitto. Vi siete addomesticati con il mondo. Vi siete addomesticati con le vostre famiglie che professano la via non della luce ma delle tenebre. Il vero discepolo è sempre fedele al suo Signore. E non temete quelli che vi dicono: guardate, il padrone di casa, il Signore dell'universo, lo hanno chiamato Belzebù, lo hanno chiamato indemoniato, per cui anche che gli uomini li credono pazzi, esaltati. Se anche vi dicono indemoniati, non credete, credete a me. E non state tristi, ma giubilate, perché quello che hanno detto a me lo dicono a voi, e lo dicono a voi perché in voi vedono di nuovo me e in voi perseguitano me. Giubilate per questo, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Tu sei un popolo consacrato al Signore. Io ti ho purificato, come detto nella prima lettura. Tu hai visto il Signore, hai contemplato le meraviglie di Dio, ti sei sentito impuro, ed io ti ho purificato col carbone ardente del mio spirito, quello che arde sotto il mio trono, e ti ho mandato ad annunziare con la parola e con la vita le meraviglie di Dio. Non indietreggiare, tu sei mio testimone, e se a causa della testimonianza ti tratteranno male, godi per questo, perché il segno è l'autentica, è la firma che tu sei mio. Potranno anche uccidere il tuo corpo, rendere difficile la tua vita, però sei sicuro che ci sono io dietro di te e che l'anima tua nessuno può ucciderla. Ricordati dell'ultimo giorno, quando tutto finirà, quando non ci sarà più mondo, quando non ci saranno più famiglie, quando non ci saranno più affari, quando non ci sono più, ci saranno più i tuoi nemici. Sarai solo davanti alla maestà di Dio per rendere conto della tua testimonianza davanti agli angeli di Dio. E allora, se mi avrai testimoniato con la vita, anch'io testimonerò da te davanti al Padre e agli angeli santi. Ma se tu non mi hai testimoniato con la vita, ti mancherà la mia testimonianza nel giorno del giudizio. E allora gioisci, riprendi forza, cammina insieme con me. Io sono con te fino alla consumazione del mondo, sono dietro di te sempre. Il mio spirito abita in te, ed è lo spirito mio, lo Spirito Santo, che parla dentro di te e mi rende testimonianza. Sei un popolo diverso dagli altri, sei un uomo consacrato, un uomo mandato, un testimone della gloria di Dio. Tu sei luce in mezzo alle tenebre, che la tua luce non si spenga, non si appanni, perché gli uomini vedono e riconoscono che c'è un Dio sulla terra. Non tacere, perché gli uomini sentono che c'è il Verbo di Dio che ha parlato e parla per la tua bocca e per la tua vita qui agli uomini, perché gli uomini credono e si convertono. Fratelli e sorelle, siamo coscienti di questa nostra identità
di un popolo consacrato. Siamo coscienti di questa missione che ognuno di noi deve svolgere. Svolgiamo questa missione nonostante tutto. Affrontiamo tutte le difficoltà. Siamo tutti di un pezzo. Come la mente dice, così la bocca parli e così la vita sia. Che ci sia questa coerenza, perché questi uomini il Signore cerca, questi adoratori che sono adoratori in spirito e verità, sono graditi al Padre. E allora, fratelli e sorelle, al termine di quest'anno in cui abbiamo celebrato le meraviglie del Signore, riprendiamo forza e coraggio. Riprendiamo forza e coraggio. Ancora una volta siamo davanti a una teofania di Dio. Ancora una volta c'è il Signore assiso sul trono che ci guarda e ci dice: chi manderò? Chi manderò? E tutti siamo impuri, però il carbone dello Spirito brucia le nostre labbra e il nostro cuore, e tutti possiamo dire: manda me, o Signore. Ma sei pronto ad affrontare le peripezie del mondo? Sei pronto a testimoniarmi nonostante che gli uomini ti osteggeranno, nonostante gli improperi che ti diranno, nonostante che non ti riconosceranno più uno di loro? Sono pronto, Signore, perché io dovrò rendere conto a te nell'ultimo giorno, quando avrò 50-60 anni, tutte sparite i miei occhi. Allora mi troverò davanti a te e tu mi domanderai: hai reso testimonianza a me? Entra nel gaudio del tuo Signore, entra insieme con gli angeli e con i santi a cantare in eterno la mia gloria. O Signore Gesù, noi vogliamo trovarci nell'ultimo giorno da parte di coloro che ti hanno testimoniato, e questa mattina vogliamo riprendere l'impegno di testimoniarti con la parola e con la vita nonostante tutto. Vogliamo dire la parola di verità e vogliamo essere modello di amore tra di noi, perché è l'amore che convince, un amore che non si confonde mai di fronte alle difficoltà. Signore, noi vogliamo essere un drappello di uomini uniti che proclamano il tuo nome, di uomini in comunione, perché gli uomini in comunione sono te, che sei comunione trinitaria. Vogliamo mostrare il volto trinitario agli uomini, perché gli uomini credano. O Signore Gesù, in questo momento noi ci riconsacriamo a te, che sei la nostra forza, e domandiamo appunto la forza del tuo Spirito, perché quelle che noi diciamo con le labbra possiamo adempiere giorno per giorno nel nostro cammino. Vieni, o Spirito Santo, vieni, o Spirito di forza, vieni dentro di noi, perché noi possiamo essere fedeli a Cristo. Riconsacraci nella verità, o Gesù, nel tuo Santo Spirito, perché noi possiamo annunziare la verità dell'amore, con la parola e con l'esempio della vita. Alleluia. Manda il fuego, Signore, manda il fuego. Señor, sáname, Señor, sáname, con
tua mente, apri la tua vita, scenda la mia luce dentro di te, scende il mio amore nel tuo cuore, la mia forza nelle tue membra, Iurimina Iurino Iana Iurin, Ciriana Iole Iuranu Iu. Tutti insieme. Yalini a noi niemere di anu, si miriano ne nunai uraiera, siriana maie di aranya, analini a nei erventi a o tu li scinghe merei oliana, Alina Mario Nanio Rosso Iurini Amurero Nai Uriena Maio Shari Di Maio Ni Maio Rienu Maio Veri Mia Nai Iurini Anai Orenu Shari e arigna neviana. Io darò di nuovo a questo popolo il vino nuovo e l'olio. Io seminerò di nuovo per me nel paese e amerò la non amata e a non mio popolo dirò: popolo mio sei tu, ed egli dirà ancora mio Dio. Ecco, a voi che vi siete rivolti per qualche tempo ad altri dei e avete amato le schiacciate di uva, a voi che siete stati comprati da altri padroni, queste cose dice il Signore: ecco, io vi acquisto di nuovo a prezzo del mio sangue. Per lunghi giorni sarai però calma, non ti prostituirai più, non sarai mai più di nessuno, perché ormai sei mia. Per lunghi giorni ancora io ti farò penare, sarai senza sacrificio, senza stele, senza effort e senza terapia, però tornerai a me, cercherai di nuovo il Signore e di nuovo io sarò il tuo Signore, io ti prenderò con me per sempre, tu abbonderai di ogni bene, perché io sono il Signore Dio tuo. Amen. La mia sei.
nuovo, Signore, la mia salvezza. Questo luogo è stato eretto per due motivi: per celebrare le lodi del Signore, per purificarci dai nostri peccati davanti a Dio e chiedere grazie di guarigione e di liberazione, ma è stato eretto con le offerte dei sofferenti per piangere in questo luogo i peccati della città e implorare sui governanti e su quelli che detengono o il potere o il commercio, su quelli che gestiscono gli affari temporali della città, il perdono di Dio e la grazia di amministrare bene. Per cui è il luogo questo di preghiera, luogo di sacrificio, ma anche il luogo di implorazione delle grazie necessarie di luce e di forza per i governanti della città, per i governanti della Sicilia, per quelli che hanno in mano le sorti del popolo. Qui conveniamo per piangere i peccati, per lavare il sangue sparso, soprattutto il sangue degli innocenti, e siamo qui per implorare venia per quelli i quali amministrano male la cosa pubblica, per implorare le grazie necessarie per quelli che ci governano. Ecco allora, al termine di quest'anno, noi chiediamo perdono al Signore per i nostri governanti se non si sono comportati secondo la legge di Dio. Chiediamo anche per loro grazie di luce e di forza per amministrare bene la cosa pubblica, perché non faccia degli interessi propri o di una parte, ma faccia degli interessi della popolazione e tutelino soprattutto i diritti di Dio, che non possono essere mai cancellati da un popolo credente. O Signore Dio nostro, ti chiediamo perdono per il sindaco, ti chiediamo perdono per gli assessori, ti chiediamo perdono, Signore, per quelli che governano la regione siciliana, per quelli che governano l'assemblea o il governo della regione, per quelli che sono preposti ai diversi assessorati, se non hanno amministrato bene la cosa pubblica nell'interesse del popolo, se hanno traditi i tuoi precetti. Per questi, o Signore, noi chiediamo perdono e diciamo: perdono, Signore. Ti chiediamo, Signore, per tutte queste care persone la grazia della luce e della forza, perché trionfi la fede nella giustizia, nella verità e nella carità. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, ti chiediamo adesso il tuo intervento per la classe dei giudici e per quella classe che sono nelle carceri a patire. Signore, noi non siamo giudici, ma siamo coloro che guardano in alto, guardano a te. Ti preghiamo, Signore, per i giudici, per quelli che sono preposti a indagare, perché indaghino secondo verità e applicano le leggi secondo giustizia, ma secondo carità, secondo misericordia. Perché tu sei un Dio misericordioso e giusto. Tu non manchi di giustizia, ma tu fai prevalere la misericordia, l'umanità, su tutte le altre ragioni di questo mondo. Signore, fa che i nostri giudici indaghino bene, nella luce, nella verità, che applicano le regole della giustizia, ma siano clementi, siano umani, siano misericordiosi. Perché ad essere clementi, umani e misericordiosi appartiene all'essere umano, all'essere uomini e all'essere cristiani.
Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, ti preghiamo per i carcerati, i detenuti, nei quali tu sei presente. Tu hai detto: io ero carcerato e siete venuti a visitarmi. E non hai detto che io ero carcerato, cattivo o buono. La condizione di carcerato provoca la tua presenza nel carcerato, delinquente o innocente. Se innocente, egli più assomiglia a te. Se delinquente, egli è associato a te, perché nella tua misericordia egli sconti il suo peccato e ravvivi il volto di Dio che impressi in lui fin dall'eternità. O Signore, ti preghiamo per i nostri carcerati. Sono proposti alla giustizia i processi che li interessano, perché abbiano pazienza, offrano a te nel crogiolo del dolore le loro sofferenze, in sconto dei peccati che si vedono e dei peccati che sono molti di più, che non si vedono, perché i delinquenti, o Signore, non siamo tutti dentro, ma siamo in gran parte fuori, e ci sono quelli che scontano nel carcere la delinquenza che gira per il mondo e non è perseguita dai giudici. Per tutti i delinquenti di dentro e di fuori, nei quali ci mettiamo anche noi, ti chiediamo, Signore, perdono e pietà. Perdono e pietà, Signore. E adesso, Signore, ti raccomandiamo tutte le classi sociali, ti raccomandiamo i lavoratori, ti raccomandiamo i commercianti, perché non frodino, ti raccomandiamo gli impiegati, ti raccomandiamo soprattutto i padri di famiglia, le madri di famiglia, ti raccomandiamo i nostri giovani e le nostre ragazze, perché non cedano al tentativo della droga, di essere asserviti ai tentativi dell'alcol. Questi alcol, droga, sono i demoni, perché non cedano al demonio della droga, al demonio dell'alcol, al demonio del sesso. Non si lasciano sedurre, ma resistano. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascolta, Signore. E adesso, Signore Gesù, ti chiediamo bene e misericordia per tutti noi, per le nostre famiglie, e ti raccomandiamo in maniera particolare tutti quelli che si raccomandano a questa comunità orante, per i nostri sofferenti nell'anima e nel corpo, per i nostri malati, per quelli che chiedono lavoro, per quelli che chiedono misericordia e liberazione. Signore, ti vogliamo presentare tutti questi nostri ammalati, e adesso uno per uno noi vogliamo presentarli a te, perché la tua misericordia in quest'ultimo giorno sia abbondante per loro. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci. Ecco, Signore. Suppliche questa mattina, la cesta è piena, colma. Ne prendiamo qualcuna di queste suppliche. Gesù, ti prego per Daniela, una bambina di 20 mesi, che da quando è nata sta sempre in ospedale e non trovano il virus da cui è affetta. Signore, ti preghiamo, fa che i medici trovino il virus per queste bambine che ha come dimora l'ospedale anziché le mura domestiche. Oh Signore, forse sarà meglio che tu tocchi questo virus, qualunque sia la sua forma e la sua origine, lo distrugga e questa bambina torni guarita a casa. Per questo noi ti preghiamo. Signore Gesù, guarisci Giacomo, ha quasi 3 anni e soffre di diabete alto. Non lo abbandonare, oh Signore, a 3 anni.
Aiutalo, Signore. Signore, ti prego per mio nipote, non riesce a comunicare con suo padre. C'è come un iato, un abisso tra lui e suo padre. Signore, fa che questo ponte sia stabilito in te e il padre possa comunicare col figlio e il figlio col padre. Ascoltaci, Signore. Carla Bartolotta ha 24 anni ed è malato di leucemia. Per i medici è ormai dispensato, ma tu, Signore, puoi vincere ogni malattia. Per questo noi ti preghiamo. Signore, ho bisogno tanto di te. Entra, Signore, dentro la mia vita e liberami dal secondo uomo che insidia alla mia purezza, perché io posso rimanere nella tua grazia. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, per tutti gli altri, i quali in questo momento attendono da te guarigione, liberazione, consolazione, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, tu stai mandando un angelo dal cielo con una bocca piena. L'angelo sta attingendo acqua dal tuo costato e con una, così, con una conchiglia dà da bere a ciascuno un poco di acqua da quella bacinella che sempre si riempie, perché un angelo va e un angelo viene e il tuo costato è aperto e tutti ricevono una conchiglia di acqua, che è l'acqua che sgorga da costato, è l'acqua del tuo amore. Per questo, Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Signore, ti benediciamo perché tu scateni alcune persone. Questa mattina tu stai spezzando le catene ai piedi e alle mani, e ci sono diverse liberazioni da schiavitù di Satana, e per questo ti ringraziamo. Signore, ti ringraziamo perché ad un uomo che non poteva più mangiare tu dici: ora puoi mangiare e bere perché io ti ho fatto grazia. Grazie, Signore Gesù. Signore, tu vuoi dare tante grazie, fa che nessuno abbia paura, fa che ci sono quelli i quali giacciono nel loro lettuccio e hanno paura di alzarsi, abbiano la forza di credere in te e di alzarsi. Fa, o Signore, che tutti quelli i quali disperano del tuo perdono sperino in te, perché tu perdoni tutti i peccati, anche i più gravi. Signore, ci sono alcune persone che hanno nel cuore degli aborti, che sono tormentati da rimorsi, che si somatizzano in colite, in gastriti ed anche in altri mali più gravi. Signore, tu hai perdonato, perdona ancora una volta queste persone che hanno commesso aborto. E ti preghiamo infine, Signore, questa mattina per tutti i nostri bambini, siano tutti graziati, siano tutti raggiunti dalla tua misericordia e del tuo amore e la grazia della guarigione e della consolazione per i genitori giunga a loro. Alleluia. Alleluia. Canto numero 100. Targata Palermo 57 51 80. Signore, ci dà due parole. Io spezzerò la catena di ferro. Il Signore
scatena una persona da una situazione incresciosa. Lasciati scatenare dal Signore, lascia che io rompa il tuo catenaccio e sarai libero. Grazie, Signore. Signore, poi ci porta capitolo 22 di Matteo, cioè al banchetto delle nozze. Tutti siamo stati invitati al banchetto delle nozze e a tutti il Signore ha consegnato la veste bianca. Ma tra gli invitati c'era uno che non aveva la veste bianca e il Signore lo mette fuori. Come tu osi, senza la veste bianca che io do, accostarsi a mangiare alla mia mensa? È un avvertimento per una persona che non ha la veste bianca adatta per mangiare il corpo e il sangue del Signore. Signore, tu hai detto che chi mangia il tuo corpo e bevi il tuo sangue, non comprendendo che cos'è il tuo corpo e il tuo sangue, cioè indegnamente mangia la propria condanna. Ed hai aggiunto, per questo in mezzo a voi ci sono molti ammalati, perché abusano dell'Eucaristia. Per questo in mezzo a voi ci sono molti che muoiono in età prematura, perché abusano dell'Eucaristia. Signore, noi non vogliamo macchiarci di questo peccato. Noi che siamo venuti qui per guarire dalle nostre malattie, non vogliamo per l'abuso del sacramento caricarci di ulteriore malattia. E noi che siamo venuti qui per essere liberati dalla morte, non vogliamo che qualcuno di noi mangi il veleno che porta alla morte del corpo. Signore, ti chiediamo di comprendere questa parola e pertanto di purificare la nostra vita e metterci in condizione di discernere il tuo corpo e il tuo sangue e di avvicinarci all'Eucaristia con cuore puro, mani monde, coscienza pulita, per non bere la propria condanna, per non cadere in uno stato di peggiore malattia e per non cadere nella morte.